Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, questa serie speciale di tre puntate, anzi puntatone, dal colore di retrocomputing. Parleremo brevemente di microprocessori, in particolare di microprocessori storici, ossia i tre pilastri giganti ad 8 bit e 24 e 32 bit che hanno segnato la storia del segmento home computing. Il MOS 6502 fu un microprocessore a 8 bit ideato e prodotto da MOS Technology nel settembre del lontano 1975. Il microprocessore fu largamente impiegato negli Apple II, Commodore VIC-20. Il chip 6502 fu poi prodotto in licenza da molte ditte, Rockwell International, Synertec, e dal MOS 6502 derivarono il MOS 6507, usato nella console Atari 2006, il MOS 6509 usato nel computer Commodore CBM, il MOS 6510 utilizzato come CPU nel Commodore 64. Ulteriori varianti del 6502 furono poi usati come microprocessori PIO, processor input ed output. Il chip 6502 fu progettato dallo stesso think tank che aveva sviluppato il Motorola 6800, tra cui Chuck Padgett e Bill Mensch. Entrambi uscirono da Motorola nel 1974. L'alto costo del Motorola 6800 faceva languire le vendite. Padgett, parlando con molti clienti, valutò che vi fosse stato spazio di mercato per una CPU a basso costo sui 25 dollari, piuttosto che i 360 dollari del 6800 della Motorola nel 1975. Padgett iniziò a snellire il progetto del 6008, costruendo un microprocessore che avesse pochi registri ed un solo accumulatore. Propose il progetto alla Motorola, ma questo fu scartato. Padgett e Mensch ed altri sei ingegneri uscirono da Motorola e presero contatto con la MOS Technology, una piccola azienda che produceva chip per calcolatrici. Padgett e Mensch e il loro gruppo di lavoro terminarono lo sviluppo di ben due nuovi microprocessori: il MOS 6501, progettato da Rod Orgel. Poteva essere inserito il microprocessore negli zoccoli del 6008 della Motorola. Il MOS 6502 era compatibile a livello di pedinatura con il 6800 della Motorola. La differenza stava nel fatto che il chip 6501, una volta prodotto, fu poi venduto al prezzo di 20 dollari ad unità contro i 360 dollari chiesti dalla Motorola per il 6008. Il MOS 6502 invece fu progettato da Bill Mensch, che aveva una pedinatura. Il microprocessore aveva una pedinatura differente in un circuito generatore di clock integrato. Poi successivamente questo dispositivo fu rimosso dal microprocessore. Il MOS 6502 non poteva eseguire i programmi scritti per il Motorola 6008 perché aveva un'architettura e istruzioni differenti. Il chip 6502, una volta prodotto, fu venduto al prezzo di 25 dollari al pezzo. Alla fiera elettronica Westcon di San Francisco, dal 16 al 19 settembre del 1975, furono presentati due chip della MOS Technology. I due microprocessori spopolarono subito con tantissimi ordini. In breve tempo, i MOS dilagarono nel nascente mercato dell'elettronica. Motorola aprì una causa contro MOS Technology per furto di brevetti. I suoi ex 8 dipendenti avevano utilizzato informazioni tecniche di Motorola sviluppate appunto per il 6800 della Motorola. La causa si risolse con la rimozione dal mercato del MOS 6501 da 20 dollari, che sarebbe stato compatibile e concorrente ed a bassissimo prezzo rispetto al Motorola 6800, che prezzava invece 360 dollari al pezzo. La MOS Technology continuò a proporre al mercato invece il MOS 6502 al prezzo di 25 dollari all'unità.
la nascente Apple Computer, l'Acorn per il BBC Micro, la Commodore, l'Atari per la console 2006, la Nintendo e l'industria per la costruzione di macchine a controllo numerico ordinarono in massa il 6502, che dilagò nel mercato dell'elettronica di consumo e nell'elettronica industriale. Il 6502 è un microprocessore ad 8 bit con un bus indirizzi a 16 bit, capace di indirizzare direttamente fino a 64K di memoria in modo lineare. La versione definitiva del 6502, appunto per risparmiare sui costi di produzione, non aveva un clock interno ed il microprocessore lavorava alla stessa velocità impostata dal clock di una periferica esterna, tipicamente tra 1 MHz e 2 MHz. I registri del microprocessore 6502 sono composti da un accumulatore ad 8 bit, register A, due registri indice ad 8 bit, il registro X e il registro Y, un registro di stato ad 8 bit, il registro P, uno stack pointer ad 8 bit, un contatore di programma di registro a 16 bit. Le modalità di indirizzamento che il microprocessore 6502 offre sono ampie e numerose: indirizzamento assoluto, indirizzamento indicizzato assoluto, indicizzato in subpagina 0, indicizzamento relativo, indicizzamento da accumulatore, indicizzamento indiretto da X e indiretto da Y, infine l'indirizzamento immediato. Il 6502 è stato anche talvolta indicato come uno dei primi protoprocessori RISC, Reduced Instruction Set Computing, per via del fatto appunto che il 6502 aveva un set di istruzioni molto semplice, molto efficiente e quasi ortogonale per i suoi 256 registri in pagina 0, che sono ad accesso ultra veloce. Tecnicamente però il 6502 non è un processore RISC, dato che le operazioni matematiche possono leggere qualunque cella di memoria e diverse istruzioni modificano anche la memoria, contrariamente alla filosofia RISC. Nonostante il 6502 lavorasse normalmente con un clock di 1 MHz oppure al massimo di 2 MHz, era performante tanto quanto lo Zilog Z80, che però questo funzionava solitamente tra i 1,5 e i 4 MHz. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!